Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema. Sono Giulio, sempre Festival di Locarno, 74esima edizione, Locarno Film Festival 2021, e faccio un'altra recensione di un film che è stato presentato nella sezione Piazza Grande, che è Interland. Film, produzione tedesca, diretto da Stefan Ruzzo. Spero di averlo pronunciato correttamente. Un regista che ammetto senza problemi, non conoscevo. Ha fatto un po' di film di genere, sempre un po' horror. Uno di quelli, diciamo, più famosi era Anatomy, inizio anni 2000. C'è stato anche un seguito. Ha fatto anche film di altro genere. Qua fa un film. Direi particolare, un film stranissimo, un film di guerra, ma che è in un'ambientazione, direi non storica, quasi non fantastica, ma strana, stranissima, nel senso che siamo alla fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, siamo in Austria, il protagonista è Peter Berg. Berg, anzi, che torna sconfitto e tornando nella sua Vienna, trova una Vienna, siamo nel 1920 per l'esattezza, una Vienna completamente cambiata, che ovviamente paga le conseguenze di una guerra persa e che al suo ritorno, appunto lui è un veterano di guerra, un personaggio che avrà una quarantina, cinquantina d'anni. Assiste a una serie di omicidi nella sua città di altri suoi compagni. C'è un assassino che gira per Vienna e li sta ammazzando tutti. E Peter Berg investiga su questo e cerca di capire chi è l'artefice di questo omicidio, di questa serie di omicidi. Troverà un aiuto da parte di Florenza, se non, sì, Florence, se non ricordo male, della quale si innamora anche, avrà anche una relazione, e investiga. E nell'investigare andrà sempre più in profondità, sempre più in profondità. Rischierà lui stesso di essere ucciso e alla fine scoprirà il vero assassino che lo porterà ad un dilemma personale. Qual è questo dilemma? Non ve lo dico perché non vi faccio spoiler nel film, ma che lo spiazzerà, gli spiazzerà vedere il volto dell'assassino, e non vi dico ovviamente come finisce. Allora, il film è strano, è un film che mi è piaciuto, l'ho trovato interessante perché è strano, perché unisce tanti generi, un po' un film di guerra, un po' un film astratto per quanto riguarda l'ambientazione, un film pieno di effetti speciali, quasi fosse. Non dico un blockbuster americano, ma si vede, si sente che gli effetti speciali sono preponderanti. Tantissime scene sono girate in blue screen, in green screen, e lo vedi perché gli sfondi sono digitali. E anche la stessa Vienna non è la Vienna che conosciamo da un punto di vista proprio storico, è una Vienna un po' rielaborata, un po' anche con edifici dalle forme astratte, storti, molto colorati. In realtà c'è tanto colore cupo, chiaro, un'atmosfera quasi surreale, mi verrebbe da dire, e rende il film assolutamente particolare. Particolare a me è piaciuto perché è un tentativo di fare un altro tipo di cinema che secondo me un po' strizza l'occhio, vuole quantomeno un po' ricordare per certi aspetti, secondo me, Tarantino, anche se non è di quel livello, ma un po' l'approccio è quello, anche nei dialoghi a volte molto lunghi, serrati, quanto anche un po' ricordato, e cerco di spiegarmi un po' Sin City, l'operazione Sin City di Frank Miller di adattare il cartone al film e farlo diventare un film fumetto. Ecco, queste ambientazioni un po' surreali hanno un po', secondo me, quell'idea. E nel complesso è un film di 2 ore, visto appunto in Piazza Grande, che funziona bene. Ci sono anche
tante scene molto, molto cupe, gotiche. È un film, ecco, se devo definirlo un film grottesco, che mi ha catturato. Non è un film perfetto, ha qua e là dei difetti, secondo me un po' si allunga troppo nell'indagine. L'indagine poteva anche finire un po' prima delle 2 ore, ci poteva essere qualche taglio, però è bello anche come il personaggio viene introdotto a Vienna, cioè come lui ritorna da sconfitto e come questa sconfitta gli pesa tantissimo da un punto di vista sia umano che ovviamente militare, e gli pesa anche trovare una Vienna completamente cambiata, una Vienna che è in subbuglio, insomma, finita la guerra. È finito un mondo per l'Austria, quindi anche la città ne risente, no? Una città anche in subbuglio, cioè del malcontento, e a questo si aggiunge quindi questa atmosfera, si aggiunge il fatto di dover investigare perché qualcuno sta uccidendo dei suoi compagni di guerra. E quindi il film appunto Interland ha questo aspetto visivo e narrativo assolutamente diverso dal solito. Non è per niente un film pulito. Ho trovato Stephen Ruzovsky, spero, ripeto, di averlo detto giusto, molto ispirato con la macchina da presa. È un film che secondo me può meriterebbe una distribuzione internazionale anche in Italia, perché è un film che esce un po' dagli schemi. Ripeto, non è un film perfetto, non è un film convenzionale, è un film che richiama un certo tipo di pubblico e magari se ne evita assolutamente altro, però è un film che ha una sua identità, una sua scelta stilistica ben precisa. La sala era sala, pardon, Piazza Grande era gremita e il pubblico, da quel che ho percepito, mi pare avesse apprezzato. Una cosa che ho notato è che il film ha anche un suo lato cinefilo. Si sente che il regista ama il cinema e che quella fa omaggi, proprio come, ripeto, riprendo il discorso che ho fatto all'inizio, un po' come fa Tarantino. Ripeto, non voglio dire che è specifico, che è un film come quelli di Tarantino, no, non è come quelli, però ha un po' quella scelta di non solo raccontare storie, ma raccontare anche quello che ti piace, ovvero il cinema. Da dove l'ho intuito? Da, ad esempio, l'uso dei font del titolo, che mi ha ricordato il cinema anni 60 e in bianco e nero. Mi ha ricordato, anzi, per l'esattezza, i film di Romero, il font che usava Romero. Qua e là ci sono battute e citazioni. E quindi è un film che sì, racconta un'indagine, ma secondo me racconta anche un po' l'amore del regista per il cinema. E poi, appunto, vedere un film così, così diverso, così particolare, mi ha fatto molto, molto piacere. Secondo me, Interland è un buon film che ho visto con grande piacere in Piazza Grande, al Festival di Locarno, 74esima edizione. Cos'altro da dire? Il cast è un buon cast. Avevo anche partecipato alla conferenza stampa di presentazione del film. Avevo già caricato il video della press conference. Se volete ovviamente vederlo, è sul canale YouTube di Cinetivilandia, appunto del film Interland. E anche i due attori che sono protagonisti, Murat Muslu e Liv Lisa Fries, che erano presenti anche alla conferenza stampa, secondo me se la cavano assolutamente
Bene, lui, ecco, lui ad esempio mi ha ricordato un po' il modo di recitare duro e muscolare, anche a volte, come dire, irruento, come Tom Hardy, un pochettino. Quando vedevo mi veniva in mente alcuni film di Tom Hardy. Invece lei, Lisa Fries, è molto glamour, molto sofisticata, un personaggio il suo altrettanto interessante. Sono fondamentalmente loro i protagonisti. E poi ripeto, questa ambientazione piena di effetti speciali, di ambiente, che ecco, ripeto, un film particolare che se capita, vi capita di vedere, io lo consiglio. Altro da dire su Interland non ne ho, per questa recensione è tutto, ciao e al prossimo video.